Buon pomeriggio carissimi tutti che mi guardate, che ci guardiamo insieme ai nostri personaggi e a questa ambientazione bellissima con la suorina e tutti i ricami dello schermo. Allora un grazie ancora a Tutto Live, alla TV Clivo e a Matteo che sta davanti a me e che riprende questo nostro nuovo appuntamento. Qui che sta aspettando per un saluto non c'è mica Pepito Collo Infinito, c'è un personaggio strano di fiaba che è venuto a trovarci e voleva dire una parolina a tutti. Eccolo qui, molto carino. Buongiorno a tutti quanti. Io sono un folletto. Mi chiamo Carletto. Carletto Folletto. Vivo nei boschi. Ma è quassù, Poggiadorno, le cerbaie. E adesso c'è piena primavera, verso l'estate. Incominciano le visite, le famiglie, i podisti, quelli che fanno lo jogging, mi pare. E io vedo che molti sono bravi, mantengono le distanze. Io non ho la mascherina, ma la mia barba è come fosse una grande maschera bianca. Allora, io sono qui per un annuncio importante. Adesso che uscite, mi raccomando, rispettate il bosco e tutte le creature. Arrivederci, può darsi che ci incontriamo. Arrivederci, amici! Ah, bellissimo folletto, Carletto il follettino che abita nei boschi, lui fa la guardia, Poi magari viene qui a brontolare, speriamo di no, Fate i bravi. Adesso c'è qui. Eccola! C'è una foto. Penso che proprio vediate, nonostante ci sia lì un simbolo, vediate che è una bimba che è davanti con le porte aperte ad un ascensore. Sapete cosa pensa Gianni degli ascensori? Sentite. Io so che un giorno l'ascensore al quarto piano non si fermerà. Continuando la sua corsa, il soffitto bucherà. Salirà tra due comignoli, i camini, più su delle nuvole e del vento. E prima di tornare a casa, farà il giro del firmamento. Ci prenotiamo questo ascensore per un futuro. Arrivederci. Ma non è finita però. Abbiamo una filastrocca, una storiella bellissima che Gianni, che è stata pubblicata più di una volta. Guardate un po' qui.
È bellissima. Si intitola L'omino dei sogni, questo che cavalca le nubi nel cielo, eh? E invece questo è il libro, uno dei libri. L'omino dei sogni. Vedete? Ecco qui. L'omino dei sogni. Che buffo tipetto! Mentre tu dormi, senza sospetto, ti si mette accanto al letto e ti sussurra una parola. Vola! E tu non domandi nemmeno con che volo. Un, due, tre. Sei nell'arcobaleno, aggrappato ad un ombrello, e scivoli bel bello dal verde al rosso al giallo, e a cavallo, e a cavallo, e a cavallo. A cavallo di che? A cavallo del blu. Scendi giù, scendi giù, scendi giù. Ecco il mare. Si vola. Ecco il mare. Finirai con l'affogare. Ma l'omino è lì apposta. All'orecchio ti si accosta e ti sussurra: presto, presto. Ecco i banditi. Scappa, lesto, lesto. Oh cielo, i banditi di nero vestiti, con la maschera sul viso e un satanico sorriso. Tra quei baffoni ti puntano i tromboni e pum, fanno pum, pum, pum. Tu scappi, sei ferito al naso oppure il dito, e già ti manca il cuore, sei preso, che orrore! Ma che? Non succederà nulla, perché l'omino dei sogni ti salva con una parola. Ecco, ti trovi a scuola e non sai la lezione. Una nuova emozione! Eppure l'hai studiata alla perfezione. Possibile che già l'abbia scordata. È colpa dell'ometto, bizzarro e malignetto, che mentre dormi si arrampica sul tuo letto e si diverte a farti sognare, volare, scappare, disperare, l'omino dei sogni, finché la mamma viene a scrollarti per bene, a svegliarti che è tardi. E tu ti svegli e guardi. Dappertutto però, l'omino dei sogni non lo vedi. Forse di giorno sta sotto il comò. Un sogno, è vero? Abbiamo volato, abbiamo incontrato banditi. Questo è un sogno. L'omino dei sogni ti sta accanto, ma ti porta dappertutto, anche nei pericoli, nelle avventure. Bella questa storia, eh? È fantasiosa, più che storia è una filastrocca, sempre di Gianni. Il nostro appuntamento è terminato. Da tutti noi una raccomandazione, un sorriso al giorno leva l'omino dei sogni di torno, il virus di torno. Ciao, a domani, grazie.